Sergente Benson, ecco mio fratello Will. Se vuole essere chiamato dottor Olsted, lo prenda pure a schiaffi. Molto piacere, sergente. Jay straparla sempre, ma probabilmente lo sa già. Beh, se ti fai chiamare Will, io mi farò chiamare Olivia. Mi piace come ragioni. Sergente Voigt? Dottor Olsted. Ha soltanto un'ora, gli ho detto che avreste fatto in fretta. Sì, certo, è il tempo di farti qualche domanda. Vieni, mettiamoci di qua. D'accordo. Posso unirmi a voi? Sì, certo, come no. Prego, entra, accomodati. Grazie. Non la conoscevo molto bene, ma come ho detto a mio fratello, Victoria era una persona molto gentile. Era ben vista e apprezzata dall'intero staff. E di sicuro c'è qualcuno alla Chicago Med che la conosceva meglio e può dirvi di più. Se non ti dispiace, vorremmo comunque farti qualche domanda, così per capire che tipo di persona fosse. Ok, vi dirò quello che so. L'hai mai vista al di fuori del lavoro? No, ho iniziato appena 2 settimane fa. Sono ancora alla fase delle presentazioni, sto imparando i nomi. Ci vorrà un po' per memorizzarli. Ne approfitto che sei qui. Conosci questa ragazza? Sì, è Debra. È passata una vita. Debra è scomparsa parecchio tempo fa a New York. Sì. Come l'hai conosciuta, Will? Che sta facendo? Ho da poco scoperto che Will si trovava a New York, al tempo degli altri 3 casi. Lei non ha scoperto un cazzo. Sergente, vuole incastrare mio fratello. Tu lo sapevi, sì, è così. Sono un po' confuso, non capisco. Non dire altro, non parlare. Ma cosa sta succedendo? Abbiamo finito, andiamo. Stai cercando il colpevole di quei crimini. Esatto. Non sono io. Non parlare se non in presenza di un avvocato. Ma io non ho fatto niente. Non importa, se vogliono troveranno un modo per incastrarti. Sta calmo, Jay. Non mi toccare! So cosa è successo a Victoria. Se fosse mia sorella, mia figlia o mia madre, farei esattamente quello che state facendo voi. Fatemi le domande che volete, senza problemi. Lo apprezzo molto. Puoi scrivere dove ti trovavi la sera dell'omicidio di Victoria. Una dichiarazione completa. No, 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 non scriverà niente. Forza, alzati. Ci andiamo. Cammina. Sì, entra pure. Sta scrivendo una dichiarazione. Prima la leggerò io, poi ve la consegnerò. Era a casa a guardare la TV. Ok. Qualcuno può confermarlo? No, ma ha visto un film sulla TV a pagamento, ce ne sarà traccia. Se avete altre domande da fargli, rivolgetevi a me. Capisco come ti senti, Jay. Ma non hai il permesso di interrogare tuo fratello, immagino che tu sappia il perché. Quando sarà pronta vi darò la dichiarazione. Anche al numero verde di New York sono arrivate delle segnalazioni. Devo ritornare lì...